C'è un allenatore che ha salutato da poco la Fiorentina dopo diversi anni, ma che ha fatto un grande lavoro nel settore giovanile viola, ed è Federico Guidi, che tra l'altro ha portato la primavera addirittura alla finalissima contro l'Inter e ha perso perché l'Inter era più forte della Fiorentina, ma il fatto che abbia svolto un grande lavoro nel vivaio viola è testimoniato dall'indiscrezione che Firenze Viola ha mandato in rete alle 18.30 questo pomeriggio, vado da Dimitri Conti, perché sarebbe in odore di under, non sappiamo quale, la butto lì, forse la 19, non so. Può darsi, e come abbiamo scritto appunto l'ex allenatore della Primavera Guidi sarebbe molto vicino a chiudere l'accordo per diventare il nuovo selezionatore di una nazionale under italiana, ovviamente non l'abbiamo specificato ma lo specifico. Potrebbe essere l'under 19, sì, io penso ad ora sia la più plausibile, ecco, fra tutte le selezioni giovanili dell'Italia. Nel frattempo Totti ha annunciato che inizia la vita da dirigente, meno male che non se ne poteva più. Allora Luca, a te la parola. Allora, ripartiamo da quello che aveva detto Pietro sull'allarme Torino, che è un allarme assolutamente vero. C'è un aspetto però, che Simeone è della Fiorentina, cioè è la Fiorentina che vuole liberare Simeone. Per una volta la Fiorentina è padrona del gioco e infatti il Torino tiene stand by Zapata, perché può essere l'alternativa nel caso non arrivasse Simeone. Ma il problema è che non puoi tenerlo in stand-by troppo a lungo, perché ecco dove io credo che si debba arrivare a una soluzione. Ma poiché di Kalinic penso che ne riparleremo per diversi giorni, se vuoi passa a Bernardeschi. Sì. Ma allora Corvino dovrebbe venire in ritiro venerdì. Dovrebbe venire in ritiro venerdì, vedere la partita di sabato e poi ripartire insieme alla squadra. Non so se venerdì in mattinata o in serata, io immagino, Mario, per quelli che possono essere gli sviluppi del mercato, magari arriverà, penso, in serata. Non risulta all'orizzonte operazioni di ingresso particolari, perché dal punto di vista di Corvino la squadra ha già una sua identità e deve prima vendere e poi comprare, nel senso che si parte da sportiello titolare, da Gaspar, Vitor Hugo, Astori e Maxi Oliveira, Badeli, Vesino, Chiesa, Saponara, e poi ci sono i due giocatori che sono Bernardeschi e Kalinic, che se escono poi vengono sostituiti, ma in questo momento non sono usciti e quindi non sono sostituiti. Allora la posizione di Bernardeschi è questa: si tratta, la Fiorentina aveva pensato a Piaca, ma a Piaca non ci sono margini di trattativa. La Fiorentina sta pensando a Sturaro, ma le prime indicazioni non vedono entusiasta Sturaro. Corvino mi parla di un ingaggio superiore ai 3 milioni più bonus, insomma siamo su un territorio minato. Secondo me però un tentativo su Sturaro verrà fatto ancora, anche perché Sturaro potrebbe essere, Mario, la copertura nel caso se all'ultimo momento ti portano via Vesino, e quindi su Sturaro ci sarà secondo me un ulteriore tentativo, se no si va soltanto per soldi, e poiché la differenza sono questi 8-9 milioni che la Juventus vuole dare in bonus o giocatori, la Fiorentina chiederà in soldi, io penso come sempre si troverà una via di mezzo. Dopodiché l'altro mercato, la voglia di trovare un terzino sinistro c'è ancora, ma va trovato bravo, il mercato per ora non propone delle grandi opzioni. È sceso un silenzio inquietante su Badeli, ma io penso che alla fine Badeli resterà, perché a questo punto se voleva andare via penso sarebbe già andato a casa anche lui, sì, e non lo so, se no sarebbe tornato a casa. E poi ecco, io credo che se ragioniamo sugli 11, io ti devo dire che sugli 11 io vedo una squadra abbastanza omogenea, niente di cui strapparsi i capelli, ma una squadra che potrebbe avere anche un senso. Certo è che se poi te hai l'ambizione di vincere il campionato di quegli altri, le alternative devono essere alternative pesanti, secondo me. Allora, stiamo su Sturaro, stiamo su Tutto Mercato Web, stiamo su Pietro Lazzarini, perché c'è una notizia che ha pubblicato da poco Tutto Mercato Web. Sì, in realtà questo profilo di Sturaro piace a Corvino, ma Pioli sembra che non sia così entusiasta dell'idea di Sturaro, ma non tanto perché il giocatore, si sa, è un giocatore molto interessante, però Pioli vede nel centrocampo che ha già attualmente a disposizione un buon centrocampo, cioè lui a Corvino gli ha detto i soldi spendiamoli altrove, cioè c'è da ricostruire la parte della tre quarti dove di fatto adesso certi di restare ci sono Chiesa e Saponara, ed è arrivato Zecchini per sei ruoli, perché sono quattro esterni, due da una parte e due dall'altra, e due trequartisti. Quindi Piole dice Sturaro, sì, come diceva anche Luca, lasciamo un attimo lì a Alfredo, non ci interessa. Un po' di fantasia. Compra fantasia, compra corsa, compra esterni di qualità. Velocità.
velocità che tra l'altro è quella che Zecchini ha, cioè nel senso Zecchini però è un 98, quindi non ci si può ovviamente aspettare il colpo dell'anno con Zecchini, però Sturaro ha questa cosa qui, nel senso Pioli ha detto guarda Sturaro adesso lasciamo un attimo lì. Il discorso relativo a Bernardeschi, io aggiungo una cosa a quello che diceva Luca, è relativo alla possibilità di trattare il giocatore tutto in cash, quindi 40 milioni come base d'asta più i bonus, dove la Fiorentina ne vorrebbe una decina, mentre la Juve più di due per ora non si è mai spinta ad offrirli, e poi dopo utilizzare la carta dei buoni rapporti reinstaurati grazie a Corvino, perché sappiamo che i rapporti precedenti erano praticamente zero, Corvino non fa distinzione tra Juve, Inter, Milan e le altre squadre, e quindi con i buoni rapporti che ripartono allora si può parlare anche dei prestiti, allora di prestiti biennali con obbligo di riscatto, di prestiti con diritto di riscatto, quindi Piazza, quindi Sturaro e quindi giocatori che piacciono alla Fiorentina, ovviamente però slegata da Bernardeschi. Questa è un'indiscrezione che girava a Milano negli ultimi due tavoli diverse. Esatto, possono essere due tavoli diversi, anche perché per Corvino poter andare a trattare un giocatore anche come Sturaro in prestito biennale con obbligo di riscatto, come per esempio è stato Saponara, ovviamente ha un valore perché potrebbe andare a metterla a bilancio più tardi. Allora, come spiegava giustamente al pozzista tattico Pietro Lazzarini, la Fiorentina giocherà col 4-2-3-1, quindi in modo diverso, no? Duccio Mazzone l'anno scorso aveva due trequartisti, perché poi il mercato va spiegato, perché altrimenti, come ripetiamo spesso, si prendono i nomi, non so, da Google o da Transfermarkt, si tirano per aria come fossero coriandoli e si fa il mercato. Il mercato non si fa così, va spiegato a chi ci segue. Quindi 4-2-3-1, dice giustamente Pietro, due esterni titolari e due alternative, anche perché i cambi sugli esterni sono quelli più importanti, che è un ruolo particolarmente a usura. La Fiorentina giocherà con un trequartista solo, il titolare è Saponara, su questo non si discute, non si discute neanche, tra l'altro sembra stia anche un po' meglio. L'alternativa dovrebbe essere Valentin e Seric, se alla fine chiuderà questo affare, no? Sì, dovrebbe essere lui, insomma, trequartista classico, può giocare anche sugli esterni, però diciamo nasce trequartista, ha fatto vedere le sue migliori cose al Saint-Étienne più che al Nizza due stagioni fa ormai, da in quel ruolo di trequartista, quindi quella è la sua versione. Sono d'accordo con quanto diceva Pietro, nel senso che in questo momento, se mi sembra, se ci dovesse essere un ruolo in cui la Fiorentina è più coperta, è quello a metà campo, perché poi alla fine hai Badel, Vesino, Carlos Sanchez e Cristoforo, sono quattro giocatori anche diversi come caratteristiche, ma che in un centrocampo a due possono far bene, senza dimenticare Sanchez non recupera palloni, che Cristoforo a Siviglia ha dato il meglio proprio nei due davanti alla difesa, Vesino una sicurezza, e poi Badel è un giocatore che se dovesse continuare a giocare alla Fiorentina, non ci sono logiche di mercato, secondo me è una risorsa più che un problema. Senti Dimitri, Pietro giustamente conosce Zecchinini, lo presenta molto bene, bravissimo, è sicuramente un profilo interessante, però a chi ci segue non possiamo noi proporre questi calciatori come dei colpi della Fiorentina, sono delle scommesse, speriamo che Corvino vada all'incasso, con i giovani spesso ci ha azzeccato, per carità, altre volte meno, ma insomma questo capita, e quindi facciamo un grande in bocca al lupo a questi giovani, però poi serve la polpa, insomma questo è il contorno, no? Sì, Zecchini l'abbiamo definita un'operazione a basso tasso di rischio, perché comunque si parla di 1,5 milioni, sono cifre abbastanza risicate sulle quali poi puoi sperare di rifarti con gli interessi. In questo Corvino è sempre stato un dirigente molto molto bravo a monetizzare al massimo sul lavoro effettuato sui giovani. Per presentarlo si potrebbe dire che è un esterno molto veloce anche molto giovane, quindi dovrà comunque affrontare il salto in un campionato molto più competitivo come la Serie A rispetto, con tutti il rispetto, ma al campionato norvegese dove giocava fino all'altro ieri nell'Ots. C'è da dire che però nonostante la giovanissima età ha già fatto qualche presenza in Europa, ad esempio l'ultima partita prima di lasciare la Norvegia, la giocata del secondo turno di qualificazione contro il Vaduz, ha giocato 90 minuti, non ha fatto gol, però la sua squadra ha vinto, ecco, quindi qualcosa già, dei piccoli primi passi, poi ovviamente i tifosi si aspettano dei nomi di un altro spessore. Ma io vorrei chiedere a Pietro cosa sa lui di Babacar, perché io ritorno a un aspetto che secondo me è sottovalutato, perché se Pioli dice queste cose vuol dire che Babacar gli ha detto in maniera chiara e tondo che lui è titolare o va via. Ma se ci pensi, Mario, noi abbiamo trasmesso anche la diretta e la presentazione, Babacar in diretta e presentazione ha detto due parole e se n'è andato. E allora io vorrei capire, cioè, si fa la battaglia per Babacar, non si fa, se va via Babacar chi arriva? Allora, Babacar è sicuramente una situazione da tenere sotto controllo per tanti motivi. Il primo è che è il giocatore
più apprezzato dai tifosi a Moena. Cioè, questo è un dato di fatto, no? Quindi ne parliamo. Quindi se facciamo un campione con i tifosi di Moena, con quelli che sono a Firenze, probabilmente Babacar è una certezza per i tifosi della Fiorentina. Ha segnato poco, eh? No, mi vorrei riportare sul tetto. No, e quindi si sta parlando di un attaccante che a Firenze piace, e questa è una questione. Io so che il procuratore da tempo sta andando a giro dicendo che lui ha tutte le capacità per diventare il titolare della Fiorentina, che vuole rimanere a Firenze, che sa di potersi giocare le proprie carte con Pioli, e quindi diciamo che il procuratore sta mandando un messaggio, secondo me, alla nuova guida tecnica, quindi proprio a Pioli. La dichiarazione di oggi è la risposta. Guarda che non hai il posto titolare fisso, ci sarà qualcuno che ti metterà i bastoni tra le ruote e poi decideremo insieme chi sarà il titolare di questa squadra. Quindi in questo momento sicuramente la situazione è da tenere davvero sotto controllo, perché Bastianelli è un procuratore che si muove molto, che viaggia molto, che è spesso in Inghilterra. In Italia si muove qualcosa, si è parlato del Torino, si è parlato dell'Udinese, squadre comunque che in questo momento un po' di disponibilità la potrebbero mettere sul piatto, si è parlato del Beşiktaş che vorrebbe provare a proporre una decina di milioni per il giocatore. Secondo me, se Corvino trova una squadra pronta a mettere sul piatto quei 12-13 milioni effettivi che lui ritiene giusti per portarsi via Babacar, e con Babacar non al 100% da un punto di vista psicofisico, cioè psicologicamente... Scusa Pietro, mi spiegherete perché il Ciolito costa 20 e Babacar 12? Ma non ce l'ho con te, qualcuno me lo deve spiegare. Appena incontri Corvino, appena Corvino avremo l'onore di poterla avere al Salotto Viola piuttosto che da un'altra parte, glielo chiedi, gli dici: ma come mai Giovanni Simeone dopo un anno di Serie A vale 25 milioni e Babacar in una bella fatti fatto 5 con 30 gol all'attivo deve valerne 12? E lui ti risponderà. No, Luca. Su Babacar poi ci sono altri due aspetti. La vostra, alla domanda che fate voi, è che oggi, se senti in giro i uomini di calcio, Babacar è ancora un punto interrogativo. Per cui dopo un tot numero di anni ci vedono, ma è sempre così quando parli un Babacar. Sì, sì, è bravo, fa gol, però... E lì su però finisce il ragionamento. Per cui capisco anche che Babacar... Simeone, loro ci vedono un qualcosa di diverso. Simeone si è preso una squadra quando è stato titolare, ha fatto qualcosa, sono valutazioni, è uno giovane, gli piace. Simeone. È interessante da fare, sai quale sarebbe, Luca? Mettere a confronto i punti che ha portato Giovanni Simeone nell'anno che ha giocato in Italia e i punti che ha portato Babacar. Perché Babacar è un attaccante brutto da vedersi, veramente orribile, perché tocca pochi palloni, perché spesso è sgraziato, perché delle volte non riesce nemmeno a stoppare la palla. Però quando è in area di rigore la testa ce la mette, sì, la zampata. Il mercato, Pietro, e te sai che comanda il mercato. Certo. Allora, sta ragionando di campo incrociato al mercato, però... Stiamo parlando che per Babacar, a parte l'Udinese, in Italia non c'è niente, stiamo parlando di una squadra di medio-basso profilo. Cioè, il problema è che non lo decidiamo noi. Chi valuta il mercato non piace, o comunque non convince. Poi c'è un altro aspetto che mi segnalava la Fiorentina oggi, che lui ha rifiutato una barcata di soldi a Beşiktaş. E allora la domanda che si pone a Fiorentina è: lui vuol fare il titolare, non vuole andare in determinati posti, e che vuol fare? Cioè, qual è il suo punto finale? Cioè, lo deve anche decidere, no? Cioè, il Beşiktaş non è una squadra irrilevante, c'è andato anche Mario Gomez, no? Voglio dire, una squadra... Allora, cosa vuol fare? La Fiorentina si sta ponendo questa domanda: cosa vuole Babacar? Però è anche vero, ragazzi, e poi noi ci rimettiamo a fare delle domande, no? Poi è chiaro che il mercato fa il prezzo, però ci viene il procuratore, lo fanno le richieste, il mercato lo fa le richieste, le offerte. Però io, per esempio, sono un grande stimatore di Simeone, ma Simeone ha fatto un girone. Simeone mi piace perché ha la gara argentina, perché in lui ci vede un prospetto, ma se si parla di gol, ragazzi, Babacar quest'anno l'ha fatto una quindicina. È un po' il mistero per cui Biglia è costato 17 milioni e Borca Valero 7, anche questo è un altro mistero. Mi dicono: ma Biglia è un nazionale argentino e Borca Valero no. Sì, d'accordo, ma è tanto... Sì, ma non credo che Biglia sia tanto più forte, Luca, di Borca Valero. Sarà più forte, ma insomma, c'è un decimo di differenza, ha un anno di scadenza. Quindi evidentemente possiamo chiudere questo discorso dicendo che il mercato propone casi per casi. Biglia è un caso e Borca Valero un altro. No, mi viene da pensarlo. Mario, il mercato odierno è fatto al 90% della bravura dei procuratori e degli intermediari. Se un intermediario sa vendere quello che ha per le mani, il prezzo sale. Se un intermediario
è un intermediario normale o un procuratore normale, i giocatori tendono ad avere un prezzo normale. Questo secondo me è palese, perché negli ultimi anni si è visto schizzare dei prezzi alle stelle, mentre degli altri giocatori, che poi tendenzialmente durante l'anno fanno 40 presenze dimostrando anche di avere un valore, rimangono sempre a uno standard di valore. Quindi il discorso è: se hai un bravo procuratore sarai venduto alla grande, se hai un procuratore normale il tuo prezzo non sarà mai alto come quello degli altri. Allora, stiamo per andare in fascia, torno a Duccio Manzoni e poi nel prossimo segmento parleremo di Federico Chiesa, perché è arrivato in ritiro, tra l'altro proporremo anche un contributo di Viola Channel, e poi il nostro Luciano Cencetti qua a Moena ha filmato l'arrivo di Federico Chiesa in ritiro, ha firmato degli autografi con dei bambini là fuori. Insomma, c'è sicuramente una ventata d'ottimismo, perché Federico Chiesa è portatore sano di grandissima energia positiva in questo caso. Però oggi si è beccato qualche titolo sul giornale più che meritato, Marco Meli, no? Il Millennials classe 2000, 17enne, che ha ricevuto l'invistatura prima di Pioli, no? E poi di Sportiello. Sì, prima Pioli al termine insomma della partita, la seconda partita con il Settentino Team, poi anche Marco Sportiello ieri a conferenza stampa sempre a Moena. È un giocatore che ha sorpreso un po' tutti, anche noi addetti ai lavori, per la giovane età, per come ha detto anche Pioli sta lavorando, sta assorbendo al meglio quelli che sono i carichi di lavoro, e vi assicuro che l'intensità degli allenamenti è molto alta. Però è chiaro, Mario, ne discutevamo anche stamani in radio insieme a Pietro, che ora bisogna andare un po' con i piedi di piombo in questi casi, perché si corre sempre il rischio che ogni volta che un giocatore giovane emerge in una settimana e mezzo di ritiro si faccia il paragone con l'altro giocatore che citavo in precedenza, che è Federico Chiesa. Cioè, di Federico Chiesa ce n'è uno su 50 e sto basso come proporzione. Meli è sicuramente un giocatore che si farà, però è chiaro che a 17 anni diventa difficile pensare di fare un ragionamento come quello con Federico Chiesa. Bravo Duccio, bravo. Sì, è vero. Infatti la saggezza di un giovanissimo Duccio Mazzoni ci deve riportare con i piedi sulla terra. In bocca al lupo a Marco Meli, ma freniamo, stiamo calmi, vedi, mi sono impappolato, perché ha soltanto 17 anni, anche se, come dice giustamente Duccio Mazzoni, l'aspetto che colpisce di più non è soltanto l'atteggiamento, ma anche come sta sopportando il carico di lavoro, perché il vero salto quando si passa dalla primavera alla prima squadra è sopportare e tollerare i carichi di lavoro dal punto di vista fisico, che sono completamente diversi. Allora ci fermiamo, andiamo in fascia, restate lì, torniamo tra pochissimo perché proporremo anche questo contributo con Federico Chiesa.